Ciao, stai per ascoltare l'episodio numero 143 di Salvatore Racconta, un podcast settimanale in italiano semplice ma non banale, dedicato a chi studia o parla italiano come seconda lingua. Io sono Salvatore, l'autore e voce di questo podcast, e sono anche un insegnante di italiano per stranieri online. Se cerchi un corso di conversazione dove mantenere o migliorare il tuo livello di italiano, forse ho l'offerta che fa per te. In caso, scrivimi una mail a salvatore.tantoperparlare@gmail.com. Intanto però ti lascio con l'episodio. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati e dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com/salvatoreracconta. Ma per il momento, buon ascolto! Dove si trovano i libri a casa vostra? Sembra facile rispondere, sulle mensole di una libreria, ma non sempre è davvero così. Vediamo se indovino. La libreria effettivamente contiene molti libri. Probabilmente sono quelli che avete letto tanto tempo fa, o che avete comprato e non avete ancora letto, oppure che avete ricevuto come regalo e che non avete davvero voglia di leggere. Poi c'è il comodino accanto al letto, il posto privilegiato dei libri che state leggendo in questo momento, oppure i libri che avete abbandonato da poco ma non volete ammetterlo. Qualcuno tiene dei libri in bella vista sul tavolo del salotto o all'ingresso, come pezzi di arredamento, magari libri di fotografia o di architettura, oppure quelli che vogliamo mostrare alle persone che ci fanno visita, come a dire: guarda cosa leggo. Conosco persone che hanno una o due mensole in bagno, oppure davanti al bagno, per tenerci quei libri che servono, come dirlo, in modo elegante, a tenerci occupati in quei momenti che passiamo seduti a riflettere. Ecco, raramente in quei casi si tratta di grandi classici o letteratura alta. Difficile trovarci Tolstoi o Proust, ma più probabilmente un libro giallo. Poi ci sono i libri di cui non siamo molto orgogliosi, magari che leggevamo in passato e che ora ci sembrano stupidi, o che ci piace tantissimo leggere ma ci vergogniamo ad ammetterlo. Insomma, quello che gli americani chiamano un guilty pleasure, un'espressione che in italiano potremmo tradurre come piacere proibito, ma non rende bene. Comunque sia, in questa categoria ci sono spesso quei libri commerciali, un po' leggeri, dove magari lo stile non è perfetto, ma la storia è romantica e avvincente. Insomma, sto parlando di quelli che in italiano chiamiamo romanzi rosa. E sono sicuro che in molte case italiane, tra i libri nascosti in stanze chiuse o in angoli bui, ce ne sono molti di questo genere. In particolare quelli di una scrittrice famosissima al suo tempo, poi dimenticata, ma che oggi sta tornando in auge. Autrice di decine di romanzi pieni di uomini affascinanti e coraggiosi, e donne innamorate e passionali. La sua stessa vita sembra un romanzo, e il suo nome, o anzi il suo nome d'arte, evoca da solo fascino, mistero e letteratura. Liala. Per parlare di questa storia dobbiamo andare indietro nel tempo, a un periodo in cui le persone che leggevano libri in Italia erano soprattutto donne.
Per la verità, è così ancora oggi. Le statistiche lo dimostrano ogni anno. Ma all'inizio del XX secolo la cosa era ancora più marcata. All'epoca gli uomini leggevano, certo, ma non narrativa. Per lo più saggistica, libri di politica, filosofia, diritto. La narrativa, cioè i romanzi, erano roba da donne. Comunque sia, in questo universo, nella primavera del 1897, sulle sponde del lago di Como, nasce Amalia Liana Negretti Odescalchi. Come potete capire dal doppio cognome, una donna di origini nobili, perlomeno da parte di madre. Il padre era un borghese, un farmacista molto ricco, di cui la giovane Amalia avrebbe dovuto seguire le orme diventando farmacista anche lei. Invece, a 22 anni, cambia strada. Sposa un uomo molto più grande di lei, uno di origine nobile, come la madre, e ufficiale della Marina Militare Italiana, il marchese Pompeo Cambiasi. Con lui, la giovane Amalia si trasferisce in Liguria e fa a tempo pieno la donna di casa dell'alta società. Il matrimonio però non è di quelli felici. Amalia è spesso sola a casa, il marito la trascura e lei si allontana molto da lui. In quel periodo conosce un altro uomo, un altro marchese e un altro ufficiale. Lui però non è della marina, ma dell'aeronautica. Un aviatore, come si diceva a quei tempi, Vittorio Centurione Scotto. Tra la giovane Amalia e il fascinoso marchese Vittorio inizia una storia d'amore appassionante e un po' clandestina. Lei vorrebbe divorziare dal marito, cosa all'epoca illegale in Italia. All'improvviso avviene la tragedia. Il marchese Centurione Scotto partecipa a un allenamento per una competizione sportiva tra aviatori. Si schianta con il suo aereo nel lago di Varese e muore sul colpo. Amalia è distrutta. L'uomo che amava, quello che per lei era diventato il simbolo della libertà di decisione che non aveva mai avuto, è morto. Ci sono tanti modi per elaborare un lutto. Ognuno di questi è molto personale. Amalia Liana Negretti Odescalchi ne sceglie uno tutto suo. Scrive un romanzo. Si intitola Signor Sì, come la parola usata nel mondo militare per rispondere a un ordine da parte di un superiore. È una storia d'amore ispirata moltissimo alla propria. I protagonisti sono una giovane donna, Renata, che vive con una zia molto severa e all'antica, e un aviatore dell'aeronautica, coraggioso e un po' sciupa femmine, Furio. Quando Furio conosce Renata, però, cambia carattere. Si innamora davvero di lei e, cosa molto importante, anche lei di lui. Renata non è una protagonista sottomessa che si fa conquistare dall'uomo, ma lo conquista lei stessa a sua volta. Passionale, volitiva e soprattutto attiva, certo sempre negli standard degli anni 20 del XX secolo, ma è comunque una novità. Quando il libro è finito, viene pubblicato da Mondadori, all'epoca praticamente l'unico grande editore di narrativa, ed è un successo clamoroso. A quel punto l'autrice capisce che la scrittura per lei può diventare un'attività a tempo pieno, uno spazio dove esprimere se stessa. Il successo dei suoi romanzi supera i confini del mercato delle signore che leggono libri d'amore e di lei si comincia a parlare negli ambienti culturali più alti, fino a che un giorno non arriva nella sua vita Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio è stato uno degli intellettuali più importanti dell'inizio del XX secolo, personaggio pittoresco sotto molti aspetti. Per il gusto letterario di oggi, molti dei suoi libri sono invecchiati male, ma all'epoca era impossibile non ascoltare la sua opinione. Come quando conosce Amalia Liana Negretti Odescalchi e inventa per lei un nome d'arte breve, efficace, affascinante e facile da ricordare. D'Annunzio per il marketing aveva fiuto, bisogna riconoscerlo.
La scrittura di quell'autrice gli sembra leggera ed elegante, come l'ala di un uccello, e quindi il gioco è facile. Amalia Liana diventa Liala. Ancora prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Liala pubblica altri 5 romanzi, tutti un po' somiglianti al primo. Al centro delle vicende ci sono sempre uomini belli, nobili e coraggiosi che pilotano aerei da guerra, e di fronte a loro giovani donne piene di passione e desiderose di vivere grandi amori. È normale per Liala scrivere così. Attinge dalla sua vita privata, dalle persone che conosce e frequenta, e per chi la legge è come una finestra aperta su un mondo impossibile. Le lettrici di Liala sono sempre più donne semplici, segretarie, dattilografe, infermiere, maestre di scuola, che non hanno mai visto e non vedranno mai il mondo in cui vive Liala. Grazie a lei possono immaginare quella vita fatta di vestiti eleganti, cibi raffinati, uomini nobili e coraggiosi, ma anche donne che parlano dei propri bisogni e dei propri desideri in un modo nuovo. Nulla di scandaloso, nulla di erotico, come lo potremmo immaginare oggi, ma capace comunque di ribaltare, almeno in parte, gli stereotipi del romanzo rosa. Basta donne attendiste e svenevoli che aspettano i loro uomini sospirando, ma protagoniste femminili che partecipano a quella passione, con i loro desideri che non si limitano ad aspettare, ma agiscono e amano, a suo modo, una piccola rivoluzione. Dopo la guerra, Liala continua a scrivere sempre con grande continuità e il pubblico continua ad amarla. Dal 1946 l'editore Mondadori decide anche di pubblicare una rivista intitolata Le confidenze di Liala, una rivista femminile che, per inciso, esiste ancora. Si chiama solo Confidenze. Liala è scomparsa dal titolo, ma rimane in qualche modo nello spirito. Naturalmente continuano anche i libri di Liala. Ormai è talmente famosa che moltissime persone si interessano alla sua storia personale. Vogliono scoprire i nomi degli uomini che hanno ispirato i suoi personaggi. Lei un po' si difende e un po' apre la porta della sua vita. È una donna intelligente, sa che parte del suo successo può passare anche da quelle storie, e un pizzico di scandalo non le farà male. Mentre giornalisti, paparazzi e lettrici si interessano ai nobili aviatori della sua vita, Liala nei romanzi cambia un po' ambientazione. Comincia a scrivere di più usando la pura fantasia e non ambienti e persone che ha conosciuto. Nei nuovi romanzi le protagoniste non sono più solo donne nobili innamorate di grandi maestri dell'aviazione, ma ci sono anche persone semplici, di provincia, più vicine al mondo delle lettrici. E forse questo non va così bene. Da un lato, perché Liala non conosce affatto il mondo delle persone semplici. Vive in una bolla dove certi problemi non esistono. Dall'altro, le lettrici non vogliono immedesimarsi, vogliono sognare. Non vogliono protagoniste del loro mondo, ma quelle di un mondo in cui vorrebbero vivere. L'ultimo romanzo autografo di Liala esce nel 1985, 10 anni prima della sua morte. Ha attraversato tutto il XX secolo, ha vissuto 2 guerre mondiali, il fascismo, il boom economico, la guerra fredda, la paura per la nube tossica di Chernobyl, il terrorismo, persino l'inizio della carriera politica di Silvio Berlusconi. Ha vissuto tantissimo, eppure nei suoi libri di questo non c'è quasi niente. Forse perché la storia l'ha soltanto sfiorata, o forse perché non le interessava. Liala è sempre stata indifferente agli eventi e alla modernità. È rimasta una donna di origini nobili, fiera e un po' arrogante.
ha sempre mostrato antipatia per il femminismo e sembra che non abbia mai portato un paio di pantaloni. I suoi romanzetti romantici, pieni di storie d'amore, dove le protagoniste non pensano ad altro che alle proprie passioni e ai propri sentimenti, da un lato oggi sono completamente anacronistici. Nessuna donna normale oggi ha una vita nemmeno comparabile a quella delle sue protagoniste. Allo stesso tempo, sempre più, Liala sta riscoprendo una nuova vita letteraria. Si parla di lei, dei suoi libri, del suo stile, ma soprattutto della libertà delle sue protagoniste, di manifestare bisogni e desideri, forse in un modo diverso rispetto a quello che oggi il femminismo predilige, ma comunque tanto rispetto agli standard in cui Liala ha vissuto e scritto. Forse i suoi romanzi non serviranno a fare la rivoluzione e di certo non aumenteranno improvvisamente il loro valore letterario, ma oggi i libri con il nome di Liala in copertina stanno cambiando posto nelle nostre librerie. Escono dagli angoli nascosti in fondo agli scaffali per mettersi un po' più avanti, sempre lontani da Proust e Dostoevskij, ma più consapevoli della loro dignità. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice, ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica, seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!